Salvarani, il modo intelligente per arredare la vostra cucina. Salvarani. Cento. Ma è la Longline Salvarani? È una Salvarani, sì, con un piano di lavoro senza giunture, il massimo. Il tavolo estraibile, comodo, eh? E l'asciugacanovacci. E anche il carrello estraibile, ma c'è proprio tutto. È grande il maritino, eh? E anche Salvarani. Salvarani, le nuove dimensioni del vivere insieme. Salvarani. Tecnica sì, ma con sentimento. Eccoci, eccoci qui pure oggi con Giovanni e finalmente abbiamo pure Gianni che abbiamo presentato durante la prima puntata. Ciao a tutti, io sono Innocenzo Sansone che sto collaborando insieme a Giovanni e Gianni a questo grosso progetto. Siamo alla seconda diretta, tra l'altro è già collegato e dietro le quinte ci sta il nostro ospite che fra poco andiamo a presentare. Velocemente spero che vedo che iniziate a collegarvi, quindi approfittiamo pure di questi momenti iniziali per fare crescere un po' il pubblico. Vi raccontiamo velocemente il progetto per chi è la prima volta che si collega, eppure per rinfrescare un po' la memoria a chi si è collegato 2 settimane fa. Siamo partiti con questi appuntamenti e continueremo fino al 30 maggio. Giorno in cui 30 maggio 2021 ci sarà il primo Gran Premio Salvarani che fra poco Giovanni ci presenta. Io sono Innocenzo Sansone, community manager che sto seguendo tutte le attività legate sia alla gara sia a queste dirette. Con noi c'è pure Gianni, vai pure Gianni. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io sono Gianni Mascitti, conosco Giovanni Salvarani da un po' di anni. Ho collaborato con lui e papà Renzo per alcuni anni lavorativamente. Io mi occupo di marketing e di commerciale da una vita. Ho con piacere partecipato all'organizzazione della festa dei 92 anni di Renzo Salvarani 2 anni fa, che l'abbiamo organizzata a Baganzola assieme a Giovanni e a tante altre persone che hanno collaborato con grande passione. Dagli abitanti di Baganzola, agli Adorni, ai Gimondi, ai vari personaggi dello sport. E questa storia è rimasta un po' nel sangue a tutti e quindi con piacere ho abbracciato il progetto di rievocare la grande vittoria di Adorni nel Giro d'Italia di tanti anni fa, dove vinse la cronometro che partiva da Baganzola e arrivava a Baganzola proprio dagli stabilimenti Salvarani. Per cui ci stiamo impegnando ormai da mesi e saremo impegnati per mesi per portare a successo questo evento con tutta la forza che abbiamo e speriamo di avere vicino a noi tanta brava gente, tanti volontari che desiderano riportare alla luce i fasti del gruppo della famiglia Salvarani che non solo sotto il piano industriale, ma anche sotto il piano umano e sotto il piano sportivo, hanno contribuito a organizzare degli eventi eccezionali nella storia industriale e sportiva d'Italia. E con noi ci starà Giovanni, che entrerà un po' più nei dettagli di questo grande progetto. Vai Giovanni. Ok, buonasera a tutti. Sono Giovanni Salvarani, per chi non mi conosce, per chi non è presentato, che non si è presentato la volta precedente nella prima puntata. Sono il figlio di Renzo Salvarani, colui che negli anni del dopoguerra, partendo dal nulla, con l'aiuto dei suoi fratelli e tanta volontà, fondò col tempo la Salvarani Industria, cucine componibili, che molti forse di voi conosceranno. Circa 2 anni fa ho costituito la Salvarani Story per dare seguito a varie iniziative con l'intento di far ricordare la storia e i valori della Salvarani, che quelli che hanno vissuto quel periodo sicuramente si ricorderanno, ma i più giovani, le generazioni future, sicuramente non si ricordano questo marchio che è rimasto comunque prestigioso,
e che ha saputo dare valori, come diceva Gianni precedentemente, di tipo umano, di valori che vale la pena rispolverare e cercare di riconsiderare nel mercato, soprattutto del lavoro. Nel passato sono state fatte, negli ultimi 2 anni, varie iniziative, tra cui un pranzo per mio padre per riunire i vecchi ex dipendenti, tutti gli ex collaboratori, poi un libro in cui si raccolgono tutte le questioni, le notizie e anche i momenti belli di 30-40 anni di lavoro e altre cose, interviste, eccetera. Un'ultima iniziativa che abbiamo messo in piedi, che stiamo mettendo in piedi, è il Gran Premio Salvarani, che è previsto per il 30 di maggio del prossimo anno. In realtà lo spunto viene da una gara ciclistica del 1966, che era una tappa cronometro del Giro d'Italia, che partiva da Baganzola, là dove c'è poi, dove c'era l'azienda, dove è nata e poi si è sviluppata l'azienda, e partiva da Baganzola, faceva un giro di 40 km e poi ritornava a Baganzola. La fortuna volle che proprio in questa tappa vinse Adorni, un corridore famosissimo di Parma, e fu un successo dal punto di vista pubblicitario straordinario, perché allora a quell'epoca c'era soltanto la Rai, non c'era Mediaset, non c'erano altre TV, per cui ore e ore di riprese televisive con Salvarani scritto da tutte le parti, quindi striscioni pubblicitari sulle aziende, insomma, una cosa fantastica. Allora, prendendo spunto da questo evento del passato, abbiamo pensato di fare un nuovo Gran Premio Salvarani per fare praticamente un altro, non un cronometro, ma sarà una gara, diciamo, di 20 km. Che per ciclistica, che però verrà fatta in 2 volte, per cui saranno 42 km finali, e partirà da Baganzola, farà il giro di Parma città un paio di volte per le strade, diciamo, più importanti, e poi arriverà a Baganzola. Insieme a questa gara ciclistica faremo anche una gara podistica. E infatti non, cioè, volevamo anche dare la possibilità a chi non ha la bicicletta, a cui preferisce correre, di fare un tipo di percorso, una mezza maratona di 20 km, in modo tale da fare questa grande festa con due eventi in simultanea. Credo che, insomma, in Italia non ci siano iniziative di questo genere, per cui sarebbe anche una cosa. Ovviamente, a parte, diciamo, la questione agonistica di questo circuito, e con premi finali, eccetera, eccetera, ci sarà anche una festa che prenderà spunto proprio dalla cultura, da Parma, città, è una food valley, per cui sono tanti i motivi per cui si può fare una grande festa finale a coronamento di tante cose che poi verranno, diciamo, esaminate nel corso anche di queste dirette streaming. Infatti, queste dirette hanno, diciamo, l'obiettivo di avvicinarci a questa gara, a queste gare, a questo evento finale del 30 di maggio del 2021, parlando di Salvarani. Parlando di Salvarani sotto vari punti di vista, dal punto di vista di quello che è stata l'industria, le questioni tecniche, commerciali, la comunicazione, che è uno dei fiori all'occhiello della Salvarani, proprio in questi giorni sfogliando delle riviste di Noi Più Voi, una rivista stampata e prodotta all'interno, fatta vedere a persone che si interessano di comunicazione, ho scoperto che, insomma, c'è un grandissimo interesse nel cercare di capire come facevano a fare determinate cose, insomma. Per cui ci saranno queste dirette che verranno ogni 15 giorni proprio per accompagnare, diciamo, per arrivare a queste gare finali, riproponendo quei valori, parlando di quei valori e di quella storia che molti, diciamo, le persone che ci seguiranno non conoscono, oppure rispolverando a queste persone, ricordando a chi già ci conosce, già che conosce il mondo Salvarani, di cosa si trattava, insomma. E niente, tutte le puntate avranno comunque un personaggio d'onore, e per cui adesso io passerei la palla proprio a Enzo, che lo presenta e lo ascoltiamo. Poi alla fine faremo le
potrete fare le domande che vorrete, domande del caso, oppure le considerazioni che ritenete più opportune, insomma, quanto sì, sì. Di dire. Allora, no, infatti, attenso. Giovanni, per tutte le domande, i nostri amici che ci seguono possono usare i commenti del canale YouTube o Facebook dove ci stanno vedendo. Tra l'altro, ecco, consiglio pure di iscrivervi su YouTube, perché se doveste perdere una puntata o la voleste rivedere, la potete trovare lì. Ma soprattutto, sto andando il rullo qui sotto, ok, andando al sito che è in costruzione, ma c'è già una pagina dove potete cliccare e vi potete iscrivere o alla newsletter o al canale Telegram o entrambi, per rimanere aggiornati su tutte le nostre dirette, quindi di due settimane in due settimane, o poi per tutte le informazioni della gara, ok? Ok, allora, è il momento di annunciare il nostro ospite. La scorsa settimana abbiamo parlato del documentario in preparazione, finalmente invece parliamo di ciclismo, perché è uno degli aspetti forse più legati alla Salvarani. Abbiamo con noi Giuseppe, che ci accompagnerà per ben 5 puntate nei prossimi mesi, per parlarci appunto del ciclismo della Salvarani. Eccoci qui, Giuseppe. Buonasera. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene. Allora, impaziente di parlare della Salvarani. Appunto, allora parto subito, così i nostri amici ti conoscono, quindi io parto con la prima domanda per fare capire un po' che cosa ti lega alla Salvarani, al ciclismo. Quindi ti volevo chiedere, perché sei un tifoso da tanti anni di ciclismo, e in particolare perché lo sei rimasto della Salvarani nonostante ormai siano passati tanti anni da quelle imprese gloriose? Beh, io nasco negli anni 50, quando il ciclismo non si poteva vedere, si poteva solamente ascoltare alla radio, o le imprese dei ciclisti, dei corridori, si potevano leggere sui giornali. E ricordo i pomeriggi passati con mio padre davanti alla radio, appunto ad ascoltare le cronache delle tappe del Giro d'Italia o del Giro di Francia, noi lo chiamavamo così, non il Tour, il Giro di Francia. Ero bambino e a 4 anni chiese a mio padre di insegnarmi a leggere, perché non potevo vederlo sfogliare il giornale che gli arrivava quotidianamente, lui era un corrispondente del Corriere dello Sport, e io invece dovevo accontentarmi unicamente di guardare le fotografie in bianco e nero dei ciclisti. Papà, da buon insegnante elementare, mi insegnò a leggere e a scrivere. E questo è stato il mio primo impatto con il ciclismo, perché all'epoca il ciclismo era uno sport, anzi lo sport più popolare in Italia. Seguivo mio padre quando si organizzavano quelle kermesse paesane durante le feste patronali, lui era sempre sul palco a prendere nota dei ciclisti che passavano, oppure dei doppiati. La prima volta che ho visto una gara ciclistica dei professionisti, e mi è rimasta impressa nella mente, era il 30 maggio del 61. Arriva, dopo tantissimi anni, a Potenza il Giro d'Italia. Dicevo, era il 30 di maggio, la tappa vinta da Vito Taccone su Junkermann. Ero sull'arrivo. Guardate, io non riuscivo a credere ai miei occhi lo spettacolo che mi si parava davanti agli occhi. Per radio avevo ascoltato parlare di D'Arrigada, avevo sentito parlare di Conterno a quei tempi, sono ciclisti che forse molti non ricordano più, e come pure sentivo parlare di città a me sconosciute, po' Luchon, o di montagne mitiche, il Tourmalet, l'Aubisque, il Puy de Dôme, oppure il Mont Ventoux. Bene, io quel giorno mi trovai proiettato nel mondo del ciclismo, e vedere quei corridori non più in bianco e nero, ma con le loro maglie multicolori, bellissimi, abbronzati, non mi sembrava vero di essere lì con loro. Ricordo in particolare Martin Federico Bahamontes, era magrissimo, abbronzatissimo, con quei capelli corvini. All'epoca nasce l'amore per il ciclismo. Io ero tifoso di Imerio Massignan, forse lo ricordate, gamba secca.
E mio padre mi aveva promesso a fine gara di portarmi al ristorante dove ero, in albergo, per farmelo conoscere. Se non che, in mezzo al gruppo, ho notato, fra tante facce da contadino, senza offesa, un ragazzo alto, biondo, con gli occhi azzurri. Sul volto di questo ragazzo sembrava non esserci fatica, eppure era arrivato fin su a Potenza, pedalando una bicicletta che non era certo una bici di questi tempi, insomma, montava nel 44 come rapporto minimo, vi lascio immaginare. Gli chiesi il berrettino, guardate, e aveva una maglia azzurra con un fascione pettorale giallo con la scritta Bob. Gli chiesi il berrettino, mi accarezzò e mi diede il berrettino. Da quel giorno decisi che sarebbe stato il mio idolo ciclistico e che avrei sempre tifato per lui. Non sapevo chi fosse. Il giorno successivo, sul giornale, confrontai il suo numero di dorsale, che ricordo bene era il 162, con l'elenco degli iscritti al Giro d'Italia. Quel ciclista si chiamava Adorni Vittorio. Chiesi a mio padre chi fosse. Mio padre, che ben informato, mi disse che era un ragazzo di San Lazzaro Parmense, che era stato molto bravo nell'inseguimento e su pista. Ero sul traguardo di Potenza anche il 19 maggio del 63, in occasione di un'altra tappa del Giro d'Italia, quando ancora Vittorio Adorni, mi aveva abituato male, vinse su Sorgelos e su Cribiori. Io già simpatizzavo per la Salvarani, a dire il vero, perché nel 63 appunto era sorta questa nuova squadra dove militavano personaggi di rango, voglio dire Arnaldo Fambiango e Diego Ronchini. Però la passione per la squadra di Baganzola si accese nel 64. Nel 64 Vittorio Adorni entra a far parte di questa grandissima squadra. Immaginate la mia felicità, tifoso di Adorni e già simpatizzante della Salvarani. E provate ancora ad immaginare me sull'arrivo di Potenza il 20 di maggio del 65. Adorni, in maglia Salvarani, vince la tappa e veste la maglia rosa. Il 6 giugno del 65, del 63, del 65, non vi nascondo che ho pianto lacrime di gioia quando Vittorio vinse il giro, come pure il 6 giugno del 65, ricordo, ero in vacanza a Castel Volturno, ascoltavo la Versailles Parigi con una radiolina transistor, piansi di gioia anche quando vinse Felice Gimondi. Se ricordo male era la Versailles Parigi, sì, la cronometro la Versailles Parigi. Però, come sapete, tutti i grandi amori presuppongono anche dolori. E per me fu una mazzata tremenda il passaggio di Vittorio alla Salamini. Sinceramente mi sentii tradito, però non potetti fare a meno di continuare a tifare per lui e a tifare nello stesso tempo per la Salvarani. Come un'altra mazzata tremenda per me si registrò il 27 giugno del 72, conservo ancora il trafiletto da qualche parte, quando leggo sull'Unità, perché io amavo leggere Gino Sala, il quale sapeva ben scrivere di ciclismo e di corsi di ciclismo, leggo un trafiletto di Gino Sala che conferma il ritiro della Salvarani dalle corse. Quindi possiamo dire che con Vittorio ho avuto un rapporto catulliano di odio e di amore. Ricordate, odi e tamo, quare id faciam fortasse requiris desci. L'ho odiato e l'ho amato, ma l'odio è amore. Adesso la domanda più difficile, ma è la più facile: perché sono rimasto tifoso alla Salvarani? Per le emozioni che questa squadra ha saputo regalarmi e che ha regalato a tutti noi. E credo che se facciamo la domanda ai 4.856 membri della Salvarani Story Community, risponderebbero tutti alla stessa maniera, per le emozioni che la Salvarani è stata capace di regalarci.
perché si è riacceso in me questo amore. Devo ringraziare due persone, Giovanni Salvarani e Vanni Muretti, che hanno ridestato questa fiamma. Bene così? Assolutamente. Quanti anni avevi quando quindi hai iniziato a seguire le gare di ciclismo a Potenza? E nel 63 avevo 11 anni. Nel 61, è un amore che dura da una vita. Da una quando vita. Eri piccolissimo. E poi ecco, sappiamo, io e Giovanni, perché ci sentiamo ormai da un mesetto, che hai iniziato a scrivere un libro. Quindi cosa ti ha spinto, dopo tanto tempo, ad accarezzare l'idea di scrivere un libro sulla Salvarani? Quindi la squadra ciclistica di Parma, tu che sei poi di Potenza, giù della provincia di Potenza. Non è un libro sulla Salvarani o della Salvarani, una pubblicazione con la quale cerco di mettere ordine ai miei ricordi giovanili, ai miei appunti. Guarda, l'idea mi è venuta, io mi sono segnato le date, il 17 aprile 2017, era un venerdì di Pasqua ed ero andato a prendere mia moglie all'uscita della chiesa della Steccata a Parma. Dietro di lei chi esce? Vittorio Adorni con la signora Vitaliana. Proprio in quel momento, credetemi, mi sono ricordato dei tanti appunti, dei ritagli di giornali che avevo messo da parte e decisi che dovevo scrivere qualcosa che potesse servire per ricordare che cosa fosse stata la Salvarani reparto corse. Poi eventi mi hanno fatto mettere da parte il proposito. Però ha ripreso corpo, fortunatamente, l'idea di scrivere qualcosa subito dopo che ho conosciuto Giovanni. La pubblicazione si chiama Salvarani nel cuore, appunti e ricordo di un tifoso. E appunto vuole essere l'occasione per un riordino dei miei appunti e vuole essere anche l'occasione per tentare di far conoscere a chi non ha vissuto quegli anni i successi dei corridori del gruppo sportivo Salvarani e nel contempo vuol far rivivere nella mente e nel cuore dei miei coetanei le emozioni vissute all'epoca e siccome alla fine di ogni anno sociale inserisco Corriva l'anno, per sommi capi metto anche qualcosa che ricalca la storia parallela aziendale di quegli stessi anni del colosso Salvarani Cucina. E questo devo dire grazie per questo a Giovanni Salvarani che mi ha fatto omaggio del suo bellissimo libro Dossier Salvarani. Non si può fare a meno di parlare della Salvarani o di tentare di trasmettere alle giovani generazioni, a quelli che sono ancora appassionati di ciclismo, che cosa è stata la Salvarani. Ricordiamo, sono numeri da far tremare: 5 campionati del mondo fra strada e ciclocross, 15 campionati italiani fra strada, pista e ciclocross, 18 giri e corse a tappe, fra i quali un giro di Francia, 3 giri d'Italia, un giro di Spagna, 30 classiche, 12 classiche a cronometro, per un totale di 447 vittorie, numeri pazzeschi. E come dice Giovanni Salvarani nel suo libro, appunto, Dossier Salvarani, sono successi che hanno dato prestigio e soddisfazioni indimenticabili sia al ciclismo che all'industria Salvarani. Ho voluto inserire nella pubblicazione anche alcune interviste fatte a Luciano Pezzi, alcune interviste fatte a Luigi Salvarani da Gino Strada, perché servono, secondo me, a rendere lo spessore umano di questi personaggi che hanno fatto grande il ciclismo e la Salvarani. C'è una bellissima intervista rilasciata da Luigi Salvarani, che se non erro ho postato a Giovanni, dove Luigi fa trasparire l'amore che ha per lo sport del pedale, l'attenzione verso le politiche aziendali, ma soprattutto una profonda stima verso i corridori, i direttori sportivi, quelli che poi nel gergo erano chiamate anche le maestranze, i massaggiatori e i meccanici. E voglio ricordare una cosa che il cavaliere Renzo Salvarani disse un giorno a Gino Sala, perché mi sembra
quanto di più bello un presidente di una società possa dire nei riguardi dei propri corridori. Nella mia squadra, nella Salvaragni, non sono esistiti campioni egregari, ma corridori che hanno onorato e giammai servito il gruppo sportivo Salvaragni, indossando la gloriosa maglia color turchese. Ottimo, ottimo. Nel frattempo, ecco, iniziano a scrivere qualche commento, quindi abbiamo qualche tuo fan che ti sta ascoltando. Ecco, eppure noi ne approfittiamo di questa tua ricerca, conoscendo il ciclismo, quindi ti avremo per ben 5 puntate, ripercorrendo un po' tutti gli anni della Salvaragni. Per questo iniziamo proprio dai primi anni. Quindi partiamo dal 62 con la prima, diciamo, domanda che ripercorre tutta la storia della Salvaragni, e ti chiediamo, ecco, se ci puoi raccontare come nasce il gruppo sportivo nel Salvaragni nel 1962. Sì, il 62, sono 8 anni che separano il 62 dal 54. Ti cito il 54 perché per la prima volta con Fiorenzo Magni c'è l'intervento di uno sponsor extraciclistico nel mondo del ciclismo. Penso che tutti sappiano, conoscano la storia della Nivea Fuchs. C'è un cosmetico che si affianca alla Fuchs, una marca di biciclette, sulla maglia dei corridori. Quindi viene lanciata la moda di sponsorizzare le squadre con partner extraciclistici. Negli anni 50 in Emilia Romagna c'era solamente una squadra, era la Ghigi, di patron, era di un industriale di Morciano, era un alimentarista, produceva pasta, aveva questa squadra, il gruppo sportivo Ghigi, il cui direttore tecnico, direttore sportivo, che dir si voglia, era Luciano Pezzi. A fine stagione 62 i giornali decidono di attaccare, in un impeto di cretino nazionalismo, fatemi passare il termine, Luciano Pezzi, perché a loro dire privilegiava i corridori spagnoli che aveva in squadra rispetto ai corridori italiani. E questo, fra le altre cose, non andava bene a Ghigi, il quale voleva che vincessero corridori italiani perché doveva piazzare il proprio prodotto sul mercato italiano. Per cui il gruppo sportivo Ghigi si scioglie. Immaginate Luciano Pezzi. Luciano Pezzi era una persona squisita. Amava il suo lavoro, ma amava essenzialmente i suoi ragazzi. Lo scioglimento di un gruppo sportivo a livello professionistico, sapete cosa significa? Significa creare disoccupati. I corridori, le loro famiglie, i meccanici, i massaggiatori, i direttori sportivi, con il ciclismo campano, con il ciclismo vivono. Pezzi però non è un uomo da lasciare i suoi corridori in mezzo alla strada. È stato corridore ed è molto legato ai suoi ragazzi. Lancia un appello sui giornali e è alla ricerca di un mecenate che gli possa permettere di costituire una nuova squadra. Tra le altre cose indica anche la cifra, la somma che ci vuole per fare questa nuova squadra, 25 milioni per la partecipazione alle classiche del 63 e per poter partecipare al Giro d'Italia. In questa maniera, cioè in questo momento, i Salvaragni entrano nel ciclismo. I Salvaragni, la famiglia Salvaragni, è appassionata di ciclismo. Perché? Perché un loro compaesano, un golesano, Ghidini, Gianni Ghidini, aveva vinto il campionato mondiale su strada dilettanti a Varese nel 51. E sia il nonno di Giovanni, Luigi, Gino, che Renzo, erano sul traguardo di Varese quando ci fu questa vittoria. Renzo Salvaragni ha tentato di entrare nel ciclismo, uno perché
è appassionato di ciclismo, ma poi perché vuole ampliare i confini del proprio marchio e quindi si consulta coi fratelli e insieme decidono di entrare nel mondo del ciclismo. Prendono immediatamente contatti con Luigi e con Luciano Pezzi e Renzo si reca a casa sua. Sono due persone che erano destinate ad incontrarsi, ma sono due persone che non hanno bisogno di qualcosa, hanno solamente bisogno di guardarsi negli occhi per capire che questo connubio sa da fare. Fra le altre cose, e a me piace sempre ricordarlo, Renzo Salvarani e Luciano Pezzi hanno in comune una cosa: sono stati entrambi partigiani. E essere partigiano significa condividere valori di lealtà, valori di fratellanza. Renzo Salvarani, nel 1944, dopo aver seppellito cinque macchine dell'azienda, prende il fucile e va sui montagni, perché non vuole farle reclusire ai nazifascisti. Luciano Salvarani, che era un comunista dichiarato, è stato partigiano con il nome di battaglia di Stanu ed ha fatto parte della 28ª Brigata Garibaldi, quella diretta da Arrigo Boldrini, comandando nella 7ª compagnia. Quindi non hanno bisogno di dirsi tante cose, basta che si guardano negli occhi e nel giro di un mese mettono a punto la squadra. Squadra che nasce sulle ceneri del gruppo sportivo Ghigi. La casacca è quella bianca che apparteneva alla Ghigi. Cambiano solamente le bordature alle maniche e al colletto, quindi si passa dal giallo rosso della Ghigi al rosso nero della Salvarani. Pezzi porta con sé lo zoccolo duro della Ghigi, gli spagnoli logicamente non vengono, c'è Pierino Baffi che va alla Molteni e c'è Bariviera che si è a casa con la carta, no? Quindi nella nuova squadra abbiamo però Fiore di Campione, Arnaldo Pambiando, vincitore di un giro nel 61, il giro del centenario, abbiamo Diego Ronchini, ex campione italiano su strada, e poi abbiamo un ragazzo che forse meritava maggiore fortuna, Livio Trapè, che era stato oro nella cronometro a squadre ed argento nella prova su strada alle Olimpiadi di Roma, arrivò secondo dietro il sovietico Capitano. Finalmente la squadra è fatta. A che anno stiamo? Siamo nel 62, fine 62, e il 26 novembre del 62 viene dato l'annuncio ufficiale della costituzione del ramo ciclistico della Salvarani. Corsi e ricorsi storici, ne parlavamo un po' prima. Se non erro, il tutto nasce, Giovanni, nei pressi della Steccata, vero? Luogo dove 55 anni prima, 55 anni dopo, appunto, mi è venuta l'idea di riordinare i miei appunti nel gruppo sportivo Salvarani. Ottimo. E poi, come avviene il debutto, quindi, nel 63? Chi erano i corridori e quali sono i primi risultati? Lorenzo, questa è una domanda che mi piace tantissimo, perché quando si parla di ciclismo si parla dei campioni e i gregari, quelli che tirano la carretta, quelli che portano l'acqua ai capitani, quelli che fanno gioco di squadra, molte volte vengono dimenticati. Quindi io vorrei tanto cominciare a parlare dei corridori che hanno corso con la Salvarani nel 63. Mi servo di appunti perché non posso andare a memoria e poi mi esporrei alle critiche dei tanti amici che seguono il ciclismo. Avevamo nel 63 Assirelli, era un forlivese che poi ha vinto una tappa, che aveva vinto già una tappa nel 62 con la Ignis al Giro d'Italia. Un ragazzo di Sant'Agata sul Santerno, un Ravennate, Battista Babbini,
che aveva corso con la Molteni e che nel 63, appunto, l'anno che ci sta occupando in questo momento, vince il Gran Premio di Alghero, che sarebbe la Sassari-Cagliari che si correva dopo il Giro di Sardegna. Abbiamo un ragazzo di Pavullo sul Frignano, Giuseppe Gabriele Giusti, che aveva corso sia nella Ghigi che nella Rossi ed era stato campione italiano allievi nel 57. Franco Magnani, un cesenate, che con la maglia Salvarani andrà a vincere poi una tappa del Giro, la Mantova-Treviso. Mario Minieri, che aveva corso nella Ghigi. Arnaldo Pambianco, un ragazzo di Bertinoro, sappiamo tutti chi è stato, era detto il Gabanein, perché Gabanein in dialetto romagnolo significa giacchetta corta e lui amava portare le giacche corte. Vabbè, sarà poi di essere nella Salvarani, nella Ariostea. Man mano che andremo avanti negli anni elencheremo le sue vittorie. Abbiamo Romano Piancastelli, un ragazzo di Castel Bolognese, Diego Ronchini, e tutti gli appassionati di ciclismo sanno che è stato Diego Ronchini, tra le altre cose è stato campione italiano su strada, è stata maglia rosa, la prima maglia rosa della Salvarani al Giro d'Italia, ha portato la rosa per 10 giorni. Abbiamo un ragazzo di Imola, Luigi Sarti, un ragazzo di Rocca San Casciano, Forlì, sfortunatissimo, Renato Tedaldi. Si stava allenando appunto sui tornanti di Rocca delle Carminate per preparare il giro, quando a causa di un cane che gli aveva attraversato la strada cadde rovinosamente a terra e questo per lui significò la fine della carriera. Avevamo nella squadra del 63 Gaudenzio Tonori, che era stato campione italiano di dilettanti su strada nel 61, Livio Trapetti, ho ricordato prima, medaglia d'oro e medaglia d'argento alle Olimpiadi, e poi un ragazzo sfortunatissimo di Castiglion Fibocchi, un aretino, Mario Zanchi, che è morto giovanissimo, all'età di 36 anni, stroncato da un malore, mentre assisteva nel 76 all'arrivo di una gara della categoria allievi a Montevarchi. Come avviene il debutto del gruppo sportivo Salvarani? Mi sembra sia la domanda, no? Sì. Nel 63 era usuale andare a fare il Giro di Sardegna. Era una breve corsa a tappe che serviva più che altro a prendere confidenza con la strada dopo la pausa invernale. Non c'erano le stesse corse che ci sono adesso, anche se poi se andiamo a confrontare a fine anno i criterium, insomma, riuscivano ad eguagliare il numero delle corse. Andiamo al Giro di Sardegna come Salvarani, andiamo perché mi sento parte della famiglia Salvarani, e andiamo a vincere questa tappa, questa corsa a tappe con Arnaldo Pambianco, che vince davanti a Van Looy e a Cribioti. Tra le altre cose, ci classifichiamo secondi con Pambianco nella Roma Civitavecchia e poi nella seconda semitappa Pambianco conquista la maglia che apparteneva a Soler dandogli 3 primi e 31 secondi di distacco. Lascio immaginare la gioia di Gino Salvarani e del figlio Renzo per questa vittoria, la prima gara alla quale partecipa, arriva alla prima vittoria. Questa è la vittoria di squadra, la vittoria in un giro. La prima vittoria invece individuale di un ragazzo della Salvarani si registra il 3 marzo, sempre in Sardegna, e questa volta è Battista Babbini che si impone sul traguardo di Sassari, nella Sassari-Cagliari, davanti a Suarez Vasquez e a Mele. Vabbè, poi seguono partecipazioni alla Placci, al Criterium di Rimaggio, fin quando non arriviamo alla Milano-Sanremo. È la prima volta alla quale che partecipiamo appunto alla Milano-Sanremo, è servita a fare esperienza. Arnaldo Pambianco si è ritirato, Magnani è arrivato 20esimo, Assirelli 71esimo. C'è stato poi successivamente il 30 di aprile il ritiro collegiale a Parma per definire il quadro dei partecipanti
al Giro d'Italia. Ma prima ancora di arrivare al Giro d'Italia, c'è stato un circuito degli assi ad Imola, vinto da Panbianco, la partecipazione dalla 10 Baston 10, quindi abbiamo partecipato per la prima volta alle corse del Nord, il primo dei corridori della Salvarani e Babbini, che si classifica 34esimo. Partecipiamo alla Freccia Vallone, più che altro appunto è stata una presenza, alla 4 giorni di Dunkerque, dove Minieri coglie un terzo posto in una semitappa, ed arriviamo al Giro d'Italia. Giro d'Italia dove ci presentiamo con Panbianco, Ronchini, Assirelli, Babbini, Giusti, Magnani, Minieri, Piancastelli, Sarti e Zanchi. È un giro questo che rischia di fermarsi già alla prima tappa, quando sul traguardo di Potenza arrivano due maglie tricolore. C'è Mealli con la maglia di campione d'Italia e Fontana con la maglia di campione d'Italia. Vabbè, c'è stata tutta una storia, poi al limite, se volete, la racconteremo qualche altra volta. Quindi la squadra della San Pellegrino che si ritira, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Arriviamo alla Campobasso Pescara e al termine di questa tappa abbiamo che un corridore della Salvarani conquista la maglia rosa, la prima in assoluto per la squadra della Salvarani, Diego Ronchini. Successivamente arriviamo al 30 maggio del 63, la terza delle quattro tappe consecutive, i famosi tapponi che vinse Vito Taccone, che all'epoca correva con la Ligge, e la Salvarani con Ronchini perde la maglia che passa sulle spalle di Balmagnoli. Poi abbiamo una vittoria al Giro il 2 giugno nella Mantova Treviso con Magnani che si impone su Bruni e Bailetti. Nella Treviso, la crono individuale vinta da Adorni, che però all'epoca correva con la Cinato, Ronchini riconquista la maglia. Successivamente un altro successo di tappa della Salvarani con Arnaldo Panbianco, che precede Zilioli e Balmamion nella Gorizia Nevegal. Giro poi alla fine vinto da un corridore che non ha mai vinto una tappa, eppure si aggiudica il Giro, è Franco Balmamion. Però abbiamo un bilancio positivo per noi. Bilancio positivo che parla di due successi di tappa, Ronchini che poi veste la maglia rosa dal 22 al 29 maggio e dal 4 al 5 di giugno, per complessivi 10 giorni. Finisce quinto nella generale, Panbianco 13esimo, Assirelli 23esimo, Magnani 35esimo, Minieri 51esimo. Siamo l'unica squadra che termina la corsa ad organico completo. Seguono altre kermesse, poi il 26 giugno 63 Renzo Salvarani regala alla città di Parma una gara in pista al Tardini. Più che altro però la gara è servita a presentare quelli che sarebbero stati i nuovi arrivi del 64, cioè Adorni, Tacconi e Paldini. E infatti la domanda successiva è: arriviamo al 64 dove arrivano Adorni, Taccone e Longo. Cosa ha portato quest'anno in termini di successi? Arriviamo al 64 con tre arrivi importanti in casa Salvarani. E in termini di successo che abbiamo? Abbiamo un bis, noi non dobbiamo mai parlare di successi individuali, ma sempre di successi di squadra, perché è pur vero che Vittorio, Taccone e Longo hanno portato tanti successi, ma hanno contribuito anche ad altri successi. In effetti nel 64 che succede? Succede che arriva Renato Longo, e Renato Longo nel 64 ci fa vincere un campionato italiano di ciclocross, ci fa vincere un campionato mondiale di ciclocross. Immaginate un po' che significa esporre nella bacheca della Salvarani una maglia tricolore ed una maglia di campione del mondo. Ribissiamo
il Giro di Sardegna, questa volta con Vittorio Adorni. Poi vinciamo un Giro di Campania con Vito Taccone. Vinciamo la Freccia del Brabant con Arnaldo Pambianco, una corsa che si svolge al nord. E cosa che stranamente non riportano molte cronache, partecipiamo per la prima volta alla Vuelta a Spagna con una squadra che i giornali spagnoli chiamano Salvarani Mixto, che era composta dai nostri Pellegrini, Piancastelli, Longo, Marchesi, Poletti, Garau e Carminati ed Alzani, e in più nella nostra squadra c'erano due corridori che non erano accasati, Moreno Mealli e Umberto Antonacci. Nella Liegi Baston Liegi abbiamo un buon terzo posto di Adorni, nel Romandia Taccone vince una tappa, poi ci sono le solite kermesse dove Vittorio Adorni è primo a San Costanzo, ed arriviamo al Giro d'Italia del 64. Vittorio Adorni si aggiudica la prima tappa, come fa sempre, arriva del Garda e veste anche la maglia rossa. Poi arriviamo a Parma. E il 19 maggio del 64 c'è la San Pellegrino Parma e un uomo della Salvarani vince in casa Salvarani, e Vito Taccone. All'epoca la tappa arrivò nel parco che fu di Maria Luigia, insomma. Un bellissimo sprint di Taccone. Il giorno successivo è in programma la Baganzolo Busseto. Il giro è ospite della Salvarani. E nella locandina del GS Salvarani 2021 abbiamo quella foto del palchetto dal quale presero il via i corridori. All'epoca leggevo sull'unità che fra i presenti c'era anche il CT della Nazionale Mondino Fabbri. La cronometro fu vinta da anche Till, però in seconda e in terza posizione si piazzarono Baldini e Adorni. Nel 29 maggio rivincemmo con Adorni a Castel Gandolfo. Poi arriviamo a Milano, dove Jacques Anquetil vince il giro, Vittorio Adorni quarto della generale e la Salvarani che occupa il terzo posto nella classifica a squadre. Passiamo al Tour. La Salvarani è l'unica squadra italiana a partecipare al Tour. Abbiamo il ritiro di Baldini e quindi di Piancastelli che l'aveva aspettato nella tappa di Thonon-les-Bains. Abbiamo il crollo di Adorni che arriva con 9 primi e 30 secondi di ritardo nella tappa di Briançon vinta da Pamontes. Poi successivamente però Adorni recupererà dalle disposizioni. Una parentesi, Gino Sala parlava di Adorni in termini entusiastici e diceva che Adorni non aveva avversari che fossero corridori. L'unico avversario di Adorni è solo stato il suo corpo. Cioè Adorni doveva fare i conti ogni tanto col proprio intestino. Erano le indisposizioni che fregavano Vittorio, non gli avversari. Vabbè. Quando Adorni recupera dall'indisposizione, nello stesso giorno prende il via ad Antibes il Tour de l'Avenir, che poi sarà vinto da un ragazzo che farà le fortune pure dalla nostra formazione, Felice Gimondi. A luglio succede quello che succede fra Manzanec e Taccone, e penso che sia storia conosciuta. E niente. Che dire di più? Il Tour termina con Adorni decimo, con tanti rimpianti per la giornataccia di Brianson. Arriviamo al campionato italiano di mezzo fondo su pista e conquistiamo un'altra maglia tricolore, questa volta con Armando Pellegrini, appunto nel mezzo fondo pista. Adorni vince il circuito di Miramas Toulouse in Francia su Staprinski e Rostolani. Adorni arriva secondo alle spalle di Staprinski nella Boldor de Monterrier.
Fantinato terzo nel Giro del Lazio, Adorni che vince il Gran Premio di Robbiano Feg, e poi il campionato mondiale, dove Vittorio porta in casa Salvarani una medaglia d'argento, battuto di un soffio dall'olandese Janssen. Gran Premio di Foligno, Adorni si classifica secondo, Trofeo Baracchi, la coppia Adorni-Baldini si classifica al terzo posto, e niente, l'ultima gara si disputa il 26 di dicembre del 64 con l'ennesima vittoria nel ciclocross con Renato Longo. A fine anno Baldini abbandona il ciclismo, Vittorio e Vitaliano Erbetta convolano a nozze, però c'è un fatto che ha rischiato di far sciogliere il gruppo sportivo Salvarani. Cioè, i Salvarani volevano licenziare Taccone perché era indisciplinato, perché non faceva vita da corridore, e lui si precipita a Parma e chiede scusa per il suo comportamento. Salvarani annuncia a tutti che la squadra, Luigi Salvarani, amareggiato, comunque annuncia che la squadra proseguirà l'attività solo e unicamente per i meriti di Vittorio Longo. E questo è quello che è successo nel 64. Dedichiamo ora gli ultimi 3-4 minuti invece, se hai qualche aneddoto da raccontare, quindi riferito al Giro d'Italia, al Tour de France appunto di quest'anno, del 64. Beh, aneddoti veloce, ricordi, ho parlato prima della prima maglia rosa di Adorni in maglia Salvarani nella tappa di Riva del Gard. Beh, quella tappa non doveva vincerla Adorni, quella tappa doveva vincerla Taccone. Adorni stava tirando la volata a Taccone, ma ha pigiato talmente forte sui pedali che è arrivato con 25 metri di vantaggio su Altig e su Pellizzoni. Un altro aneddoto è legato alla Caserta Castel Gandolfo, quella tappa vinta nel giro del 64 sempre da Adorni. È stata la tappa forse che più delle altre ha fatto crepare appassionati, direttori sportivi. Hanno marciato a passo d'uomo i corridori, finché non è dovuto intervenire Luigi Salvarani e Luciano Pezzi a minacciare Taccone e Adorni appunto di movimentare la tappa. Poi ricordiamo quando Taccone non prese il via nel 64 alla tappa da Santa Margherita Ligure, perché fu avvisato che il fratello era in fin di vita nell'ospedale di Avezzano. Possiamo ricordare la tappa del 1 luglio 64, passata alla storia come la tappa della rissa fra Manzanek e Taccone. Se le diedero di santa ragione. Manzanek scagliò la bicicletta contro Taccone, Taccone gli ruppe la pompa in testa, insomma. E il tutto nacque da spinte, dal modo in cui Taccone faceva le volate, e ci volle un intervento duro, deciso da parte di Godet per farli arrivare a miti consigli. Tra le altre cose, credo che non vennero nemmeno squalificati. Ultimo episodio che possiamo narrare è una tappa sempre del Tour, quando Minieri a Brive sembrava avere la vittoria in tasca, quando si ruppe il cinghietto del fermapiedi e gli scivolò fuori il piede dal pedale, quindi proprio sulla linea del traguardo venne battuto da Sels, un corridore della Solo. Quel giorno si verificò anche un evento molto triste nel corso della giornata, appunto. A Porte de Conz, un'autocisterna del Tour de France che precedeva la corsa sbandò in curva e falciò gli spettatori che aspettavano il passaggio dei corridori. Il bilancio fu alquanto tragico, 8 morti.
penso che Ottimo. Possa bastare. Assolutamente, tra l'altro ci abbiamo Alberto che ha apprezzato tutti questi dettagli, quindi penso pure che sarà curioso di leggere Alberto questo è un mio maestro. Alberto è un mio maestro. Io con questi nostri sacri ho paura a misurarmi. Ci abbiamo pure Claudio che ti fa i complimenti. Grazie. Oltre Vanni che a inizio ci diceva di accorciare, sennò si fa sera, però siamo stati perfettamente nelle tempistiche previste. Quindi se ci sono altre domande, ecco, scrivetele. Io nel frattempo aggiungo pure di nuovo Giovanni e Gianni, così siamo tutti. Non so se avete altre domande, se no ricordiamo velocemente pure di iscrivervi. Quindi su www.gpsalvarani.com per restare aggiornati sulle nostre dirette per i prossimi appuntamenti. Abbiamo già in previsione quindi la prossima puntata, che se non sbaglio è il 2 di settembre. Ok, volevo ringraziare Giuseppe perché tutto quello che lui ha raccontato mi ha fatto rivivere il mio mondo del ciclismo negli anni di cui lui parlava. Io lo vivevo in rotondo sulle figurine dei ciclisti che ritagliavo, infilavo in un tappo di bottiglia, gli mettevo il vetro, lo stucco e poi facevamo i nostri tour sull'asfalto dei nostri cortili giocando a sinalcoli e lì vincevano i vari Adorni, anche Till, Charlie Gaul. Erano le sfide nostre dell'epoca di un ciclismo fatto nei cortili assieme a tutti gli amici con cui producevamo questi sinalcoli ritagliando le figurine dei grandi campioni del ciclismo. Questo è stato il mio modo di vivere il ciclismo, ma era un mondo appassionante che Giuseppe sta facendo rivivere con estrema voglia di riviverlo giorno per giorno. Grazie Giuseppe. Anch'io Giuseppe ti ringrazio tantissimo, veramente sei stato formidabile e non vedo l'ora di abbracciarti qui a Parma e mangiare due fette di prosciutto insieme a Vanni e tutti i nostri amici, ok? Va bene, a presto. Assolutamente, per chi ci segue o in diretta oppure vedrà la registrazione, avremo Giuseppe altre 5 volte fino al 30 maggio del 2021, ok? Quindi avrà modo di continuare tutta l'epopea fino alla fine, va bene? Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, onorato di essere con voi. Allora, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, un saluto finale e ci vediamo fra 2 settimane, giusto? Sì, benissimo. Assolutamente. Allora, alla benissimo. Prossima, ciao ciao. Buona serata. Ciao a tutti, grazie. Buona serata. Grazie ragazzi.